punto numero uno all'ordine del giorno, nomina degli scrutatori, consigliere Marco Martorana, consigliere Roberto Vincenzo e consigliere Antonino Piero. Punto numero due, riconoscimento del debito fuori bilancio, punto che avevamo già trattato nel consiglio precedente. Inviterei la commissione che si è riunita e ha trattato il punto a relazionarci. Grazie. Il riconoscimento del debito sul bilancio, chi approva la sala?
sostenuti. E due astenuti, ci astengono il consigliere Martorana Marco. Ciao. E il consigliere Maria Topato. Febbraio scorso il Tribunale di Termini di Merese, in accoglimento del ricorso presentato originariamente dal Comune di Marineo, ha statuito l'annullamento dei bilanci 2007, 2008 e 2009 approvati dall'Assemblea dei Sindaci, rilevando palesi e gravi violazioni di legge nell'elaborazione e l'approvazione degli stessi. Lo stesso Tribunale ha disposto l'invio alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale della Corte dei Conti per appurare l'esistenza dei reati penali e o di danno all'erario. Poiché tale sentenza incide profondamente nell'iter di accertamento della situazione debitoria del Comune di Figarazzi nei confronti del Consorzio e quindi sull'equilibrio finanziario del Comune stesso, i seguenti consiglieri comunali chiedono al Sindaco, a persona da lui al luogo delegata, approfondite informazioni in merito agli effetti di tale sentenza nell'iter di quantificazione dei debiti del Consorzio e la ripartizione degli stessi tra i comuni che lo compongono, il processo di revisione della posizione debitoria del Comune di Figarazzi portato avanti dall'ufficio finanziario con il supporto del Collegio dei Revisori dei Conti. Ora, ovviamente, solo per meglio un pochettino delineare i contorni di questa interrogazione, va da sé che questa sentenza va a un pochettino sconvolgere l'assetto che si era creato circa il consolidamento della situazione debitoria di questo consorzio e pertanto anche la quota di debito in relazione alla partecipazione allo stesso di ogni comune. Volevamo sapere quali sono le possibili defluenze all'interno di quella che è la situazione finanziaria del Comune di Figarazzi e allo stesso tempo parallelamente, visto che comunque era stato già specificato in sede di approvazione del bilancio del rendiconto di gestione dell'anno 2012, che l'ufficio finanziario insieme con l'ausilio del Collegio dei Revisori stavano portando avanti un'operazione di raffronto delle evidenze contabili tra diciamo il consorzio, tra gli organi del consorzio e l'ufficio finanziario per valutare effettivamente se diciamo qual era la posizione del Comune di Figarazzi nei confronti del consorzio e quanto ammontava diciamo eventualmente la sua esposizione debitoria. Dico, lo riteniamo un passaggio dovuto tanto diciamo per dare maggiori elementi, visto che comunque ci approvinciamo ad approvare il prossimo bilancio consuntivo per l'anno 2013 ed anche diciamo alla cittadinanza che qui ci ascolta e vede le nostre sedute attraverso la televisione che ci sta riprendendo. Quindi rispondo io a questa interrogazione. La vicenda è abbastanza complessa, cercherò di essere sintetico, però esaustivo. In buona sostanza,
sono stati approvati dalla precedente amministrazione dei bilanci 2007, 2008 e 2009. Questi bilanci riguardavano la gestione del COVES fino all'anno 2009. La precedente amministrazione ha approvato questi bilanci che davano, diciamo, dei dati, dei flussi. Per quello che ci interessa a noi, vi era una perdita di esercizio notevole. Possiamo abbozzare dei dati, ad esempio 4 milioni di euro la quota parte, ad esempio, del comune di Figarazzi o giù di lì. Posso sbagliare di qualche centinaio di euro, ma non troppo. Questi bilanci sono stati al tempo, cioè nel 2009, impugnati da alcuni sindaci, innanzi al Tribunale di Termini Imerese. La scelta del Comune di Figarazzi è stata quella di non impugnare i bilanci approvati, perché unitamente, diciamo, alla precedente amministrazione, altri sindaci avevano approvato questi bilanci. Buona parte dei sindaci invece li hanno impugnati. Ci sono le elezioni, cambia l'amministrazione. Nel 2012 io mi accorgo, attraverso forse un po' di fortuna, che esiste un contenzioso a Tribunale di Termini Imerese presso la sezione presieduta dalla dottoressa Piazza, di una causa che vede Coires contro, anzi Comune di Alia contro Coires. Chiaramente, facendo il sindaco di Figarazzi, mi sono interessato, ho guardato il fascicolo, ho capito che la situazione era abbastanza complessa e complicata. Ho fatto una valutazione immediata, ho riunito la giunta nello stesso giorno, ho dato incarico a un avvocato, ci siamo insinuati in quel giudizio. Quel giudizio al tempo ancora non era definito, nel senso che il giudice stava per conferire mandato a un tecnico, a un CTU, per verificare se quei bilanci erano veri oppure no. Il CTU ha fatto il suo lavoro in 6-7 mesi, quindi un tempo abbastanza lungo, e ha statuito il CTU che quei bilanci, Giuseppe, non erano veri. Vi erano delle poste artefatte. C'è un'articolata sentenza che riassume un po' i gradi del giudizio, ma c'è una articolata consulenza tecnica che noi abbiamo agli atti, che spiega in dettaglio quali erano le poste non veritiere. A questo punto il giudice statuisce, dichiara che i bilanci non sono veri, la sentenza è stata pubblicata credo un paio di mesi fa. Noi come Comune di Figarazzi siamo parte vittoriosa di questo giudizio. Che cosa comporta questa sentenza? Questa sentenza comporta una refluenza, perché noi in questi anni abbiamo sofferto nella stesura dei bilanci, nella quantificazione della quota di perdita presunta all'interno del COERES. Non è che la perdita non c'è più, perché secondo me comunque le perdite ci sono, ma bisogna andarle a quantificare queste perdite. A dire il vero, unitamente ad altri colleghi sindaci, ci eravamo accorti che i bilanci non ci convincevano, perché quando siamo stati chiamati ad approvare i bilanci 2010-2011, nel mese di dicembre del 2012, nessuno di noi li ha voluti approvare. Quei bilanci sono ad oggi, 2010-2011, ancora depositati alla Camera di Commercio. Chiaramente i bilanci 2010-2011 risentivano dell'approvazione dei bilanci degli anni precedenti, e quindi questa sentenza non solo travolge i bilanci approvati, ma inficia anche quelli che ci volevano fare passare per buoni e sono ancora depositati alla Camera di Commercio. Certo, siamo stati un po' fortunati su questa situazione qui. La refluenza immediata è quella di risederci, unitamente al commissario liquidatore del COIRES, non il commissario straordinario, e andarci a ridiscutere tutte
le poste attive e passive, soprattutto passive, del bilancio, perché ci sono tutta una serie di costi, e parlo di costi per il nolo di mezzi, di scariche e tutto il resto, che non ci hanno mai convinto. Non ci hanno mai convinto. Se voi pensate che noi abbiamo, la precedente amministrazione ha subito un pignoramento da parte dell'AMIA di circa 700-800 mila euro, che abbiamo pagato noi come comune di Figuarazzi e noi lo subivamo come consorziato, cioè come componente del COES, comprendete bene che noi abbiamo qualcosa da vantare nei confronti del COES. E allora che cosa abbiamo fatto nel frattempo? Abbiamo dato mandato a una terna di esperti per ricostruire esattamente qual è il dato contabile attuale del COES, partendo chiaramente dai bilanci che non sono stati approvati. Secondo noi potremmo avere il vantaggio di poterci discutere buona parte di quei debiti, Piero, con i vari fornitori, per avere un dato esatto, per avere un dato di partenza. Perché la Regione, è una notizia diciamo molto, molto recente, sembra avere contratto, comunque sta per contrarre, un mutuo che permette di andare a ripianare proprio queste situazioni. Quindi, avendo un dato oggettivo, concreto, abbiamo la possibilità di ripianare questi debiti. È chiaro che non è che è bello andare a pagare i debiti degli altri, però esiste una regola nelle varie amministrazioni che è la continuità amministrativa. Quindi io non posso girarmi e dire tanto li ha fatti un altro i debiti ci sono e vanno onorati, e quindi anche noi dobbiamo fare spallucce ed essere responsabili. Oggi ti posso dire che tutti i bilanci del COES sono stravolti. Ho parlato con il ragioniere Volo, noi abbiamo un impegno con il Consiglio Comunale, è un impegno d'onore, finché ci sono io sindaco, che i residui, che poi possono essere cartolari o concreti, non verranno assolutamente utilizzati da questa amministrazione e costituiscono una garanzia per immediatamente avere comunque una posta di bilancio per eventualmente fronteggiare questi debiti, nella speranza, che credo che sia anche una certezza, di poter contrarre un mutuo e chiudere anche questo aspetto del COES, cioè tutta l'esposizione debitoria, che è una parentesi, una pagina triste, ma si deve assolutamente chiudere. Non so se sono stato esaustivo, però sono qua. No, semplicemente c'è una seconda cosa che mi chiederà, ovvero il processo di revisione della posizione debitoria del COES, che era stato avviato dai nostri uffici insieme ai revisori dei conti, di pari passo con l'attività che veniva svolta anche da i revisori del consorzio, insomma, visto che lei ha appunto fatto riferimento ad alcune spese che il comune aveva affrontato e che era una questione che comunque avevamo già da tempo in ballo, che già il ragioniere da tempo aveva messo in evidenza queste incongruenze, ed è diciamo una cosa ben documentata di fatti. Anche lui ha contestato quando per il bilancio del consuntivo del 2012 il COES ha mandato il suo conto di esposizione totale al comune di Figuarazzi, ha contestato che secondo lui c'era qualcosa che non corrispondeva, da qui l'esigenza di aprire un confronto. Quello che io volevo, che lei, se ne ha i dati, se non ce l'ha magari me li fornerà un'altra volta, a che punto è questo processo di revisione? Dico, un aspetto è quello che ha detto lei, il pignoramento che abbiamo subito da Ania, che ricordo benissimo c'era anche lei in giunta con me, e abbiamo assolutamente no, però diciamo l'abbiamo affrontato, l'abbiamo pagato in
pare 4-5 rate, insomma. E c'è un piano di pagamento di abbastanza di 1.000 euro. Altre, diciamo, altre questioni erano le anticipazioni che il comune di Chigarazzi chiedeva sul contributo ordinario che poi avrebbe dato la regione, che sarebbero state spalmate in meno. Articolo 45. Esattamente. No, l'articolo 45, io parlo della possibilità che allora il governo lombardo diede ai comuni di accedere a un anticipo del fondo ordinario che avrebbero avuto gli anni successivi, e che proprio per pagare quantomeno i lavoratori, perché in quel momento era questo il problema, chiedevano direttamente ai comuni e che poi giravano. Ecco, tutta questa cosa deve essere revisionata, non tanto con i nostri dati, perché noi abbiamo delle idee chiare. Quando con Piero Volo e con Stefano Maggiore ci siamo seduti nella Camera di Commercio a dicembre del 2012 perché eravamo stati convocati per approvare i bilanci 2010 e 2011, noi ci siamo seduti con lo spirito di volere uscircene dal Coles, con la voglia comunque di superare anche con un colpo di ginocchio questo impasse, ma con la convinzione che io non avrei dato un euro in più al Coeres per pagare debiti che non avevo fatto. E siccome il problema era proprio il miglioramento, che non me lo volevano riconoscere, questo era uno spartiacque, perché ho detto: riconoscetemi il pignoramento che sto pagando, che ho pagato, sto pagando anzi, che non l'ho pagato integralmente. E loro hanno detto di no. Poi informalmente qualcuno mi diceva, non faccio nomi, te lo riconosciamo, ma non si riconosce informalmente un debito, si riconosce formalmente. E questo ci ha portato ad abbandonare quel tavolo. Finché noi non avremo dei dati concreti dal Coeres, noi non raffronteremo i nostri con loro, nel senso che loro mi devono dare dei dati, i revisori e questi esperti mi devono fornire dei dati. I dati che noi abbiamo sono di pubblico dominio, nel senso che sono i nostri, potete accedere a queste carte. Non credo che l'esposizione debitoria che aveva quantificato Coeres sia quella che abbiamo quantificato noi, c'è qualche milione in meno. Questo era già allora, per questo non abbiamo approvato i bilanci. È stata intavolata già un contraddittorio. Io mi sono costituito. Seguito, noi ci siamo, anzi, noi ci siamo costituiti all'interno di questo giudizio, e oggi sono fiero, ma forse l'avevo già, diciamo, anticipato questo fatto, sono fiero di avere scelto insieme a voi bene quel giorno, perché abbiamo tracciato una linea tra chi in buona fede aveva amministrato il Coeres e chi oggi ci fa parte e lo amministra con un'altra linea. La sentenza traccia uno spartiacque. Io non critico mai nessuno, non voglio veramente contestare nessuno, perché nella continuità amministrativa sono qui a cercare di sistemare tutte le situazioni che sono sul nostro tavolo. Per il resto è una vicenda attuale, quindi io penso che ne riparleremo ancora. Relazionato a questa nostra interrogazione, dovrei dichiararmi soddisfatto o no, però preferisco evitare utilizzare l'espressione soddisfatto e dire che comunque prendo atto delle notizie che lei ci ha fornito. Noi come opposizione ovviamente seguiamo questa vicenda con particolare attenzione, in quanto ci rendiamo conto della sua delicatezza per quanto riguarda, diciamo, l'equilibrio e la stabilità finanziaria del nostro ente. Però gradiremmo, diciamo, che ci fosse una continua circolarità di informazioni.
in maniera da permetterci anche a noi di fare le nostre valutazioni eventualmente, perché lei sottolinea che il comune di Ficarazzi si è inserito, insinuato nel processo che era pendente allora al comune presso il Tribunale di Termini, diciamo, e questa è una notizia che comunque apprendiamo anche con favore, anche se riteniamo che tutto sommato questa sentenza cambi ben poco nell'economia delle cose, in quanto se la situazione debitoria c'è, questa va ripartita poi in definitiva o come perdita va accettata, certo, accettata, però sicuramente se ci sono delle responsabilità e c'è del dolo, se ci sono delle responsabilità e del dolo da parte di alcuni, è giusto che questo emerga e che le responsabilità vengano individuate. Passiamo al punto successivo, il punto numero 4, interrogazione presentata dai consiglieri Martolana, Curvato e Fontana. Interrogazione sul funzionamento di impianti fotovoltaici indirizzati verso i plessi scolastici di proprietà del comune. Vuole leggere l'interrogazione? Prego. Allora, nell'ambito dei lavori di manutenzione effettuati negli edifici di proprietà comunale, siti rispettivamente in corso Umberto I 695, scuola elementare, e quello sito in cortile Giallombardo, scuola media, sono stati installati dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. La messa in opera di tali opere era subordinata all'installazione del contatore a discarico da parte dell'Enel. Ritenuto che tali opere siano di rilevante utilità per le finanze del nostro comune, poiché contribuirebbero a ridurre la bolletta energetica, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al sindaco, a persona a lui e luogo delegata, chiarimenti in merito all'effettiva entrata in funzione dei diretti apparati per la produzione di energia elettrica ed eventualmente, in caso positivo, il rendimento degli stessi e il risparmio ottenuto dall'ente grazie ad essi. Nel caso in cui ancora non funzionassero, le motivazioni del disservizio e i tempi previsti per la loro effettiva entrata in funzione. Ora, la motivazione, diciamo, di questa interrogazione risiede, diciamo, in una opera che ci siamo posti in quanto opposizione, che è quella di vagliare un pochettino tutti i progetti che al momento in cui noi abbiamo lasciato il nostro abbiamo ceduto il passo a seguito delle elezioni a questa nuova amministrazione, erano rimasti un pochettino in asso oppure erano in fase, in itinere, diciamo, di approvazione. Questo fa parte di uno di quelli, in quanto questi strumenti, quali, diciamo, i pannelli fotovoltaici, ma anche, diciamo, altre scelte che potrebbero essere fatte, potrebbero contribuire a portare nelle casse del comune notevoli risparmi sulla bolletta energetica che, o diciamo, sui costi della telefonia qualora si voglia andare verso il sistema VoIP, che è un'altra, diciamo, delle nostre idee, con, diciamo, degli ovvi vantaggi per le casse comunali. Allora, invito l'ingegnere Cecchini a rispondere. Sì, buonasera. Intanto, allora, faccio una piccola premessa. Entrambe le opere a cui abbiamo fatto riferimento sono state eseguite dalla Regione Tremorana, che purtroppo stasera non c'è potuto essere, quindi mi sono caricato, diciamo, di prendere informazioni a lui per riferire al Consiglio Comunale. Allora, per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico nella sede centrale della scuola elementare, già è stata fatta l'istanza all'Enel per la collocazione dello scambiatore. Diciamo che stiamo in attesa di risposte da parte dell'Enel, perché l'impianto è collaudato, è funzionante ed è pronto per fare, diciamo, il suo lavoro. Sì. Quindi, per quanto ci riguarda, la pratica, diciamo, è già stata inoltrata dall'Enel, siamo in attesa di risposte da parte dell'Enel. Noi, diciamo, come comune,
comune abbiamo già assolto quelli che erano gli oneri nostri. Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico invece alla scuola media, Sportile Gian Lombardo, siamo in attesa del collaudo dell'impianto. L'impianto è stato installato con un progetto finanziato per la ristrutturazione e siamo in attesa del collaudo. Il collaudo ancora non è stato fatto perché aspettiamo che la Regione, siccome il finanziamento era regionale, nominasse il collaudatore. Ora, da ultime notizie apprese in assessorato, ci hanno anticipato che a quanto sembra trasferiranno, diciamo, la competenza dell'incarico del collaudatore al comune, quindi nel momento in cui non avremo questo, diciamo, nulla nostra da parte loro, avvieremo la procedura di collaudo e subito dopo faremo la stessa procedura che abbiamo già fatto per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico della scuola, diventerà ciò la richiesta al venire. Vi do invece un'altra informazione, che è quella relativa invece alla scuola elementare sul Cursale Vedellare, perché abbiamo ottenuto, a dire il vero, l'ha ottenuto la scuola direttamente, un finanziamento che comprende anche l'installazione dell'impianto fotovoltaico là. L'ufficio tecnico è stato impegnato nella redazione del progetto definitivo che è servito per la richiesta di finanziamento e abbiamo saputo che è andato in porto e stiamo predisponendo il progetto esecutivo, quindi che presenteremo, e penso che, insomma, prima dell'estate dovrebbero dare i soldi, assegnare i soldi che sono stati direttamente dati alla scuola direttamente come polo scolastico, quindi il dirigente scolastico si occuperà poi delle altre procedure, noi lo supporteremo in questa cosa, quindi speriamo che anche là, diciamo, nell'arco tra l'inizio della fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno ci sia pure l'impianto installato nella succursale. La risposta e la completa esposizione che ha fornito dopo la nostra interrogazione. Ora, ovviamente il mio augurio era che queste strutture fossero già funzionanti e producessero energia, dando la possibilità al comune quindi di abbattere la bolletta energetica, quantomeno nei due plessi, nei due edifici comunali dove sono installati. Ora, mentre sul secondo, quello della scuola media, oggettivamente credo che non ci siano delle colpe imputabili ai nostri uffici, in quanto il ritardo da parte della Regione che non ha nominato ancora il collaudatore, e quindi una volta nominato, data la possibilità al Comune di nominarlo, mi auguro che la cosa subisca una accelerazione importante. Per quanto riguarda, diciamo, l'impianto alla scuola elementare, i tempi dell'installazione del contatore a discarico sono normati dall'autorità garante. Se l'Enel ritarda, si può chiamare a responsabilità, quindi invito gli uffici ad operarsi sotto questo punto di vista per mettere in funzione, visto che comunque non manca nulla, soltanto questo, questi pannelli fotovoltaici, in maniera tale da metterli a profitto per la nostra comunità. Apprendo, diciamo, con favore l'ultima notizia che c'è dato, ovvero quella che anche il plesso di Via dell'Aia verrà dotato di questi pannelli fotovoltaici. Una sola cosa vorrei domandare adesso, che sono venuta adesso, diciamo, pensando un pochettino nel merito della situazione. Se non sbaglio, noi abbiamo votato su proposta allora dell'amministrazione, perché l'abbiamo fatto con convinzione, l'adesione al patto dei sindaci. Se non ricordo male, il patto dei sindaci era finalizzato anche ad incentivare a fornire anche un supporto tecnico ai comuni che avessero intenzione di dotarsi o di queste, diciamo, strutture per la produzione di energia elettrica, o comunque porre in essere le politiche di risparmio e efficientazione energetica. Volevo chiedere se è stato fatto qualcosa, è lei che se ne è occupato, no? È stato fatto qualcosa in merito,
se abbiamo, diciamo, buone notizie sotto questo profilo. Andiamo a notte del punto. Lo so, se mi permette, dico. Prego, continuiamo. Rientra in termini. Allora, intanto una precisazione, il fatto dei sindaci, più che diciamo ovviare ad una politica di risparmio energetico, prevede un obiettivo chiaro, che è l'abbattimento del 20% delle emissioni di CO2 nell'aria entro il 2020. Questo avrà delle implicazioni anche di ora in ordine, diciamo, al godimento da parte dei clienti dei comuni dei finanziamenti dei fondi europei, per cui tutti i comuni che saranno dotati di questo patentino potranno accedere al regolamento. Per quanto riguarda il punto o lo stato dell'arte, per così dire, giusto oggi con l'ingegnere Cecchini e unitamente ad altri nostri dipendenti abbiamo fatto una riunione perché quasi sicuramente la settimana prossima andrà in pubblicazione, in evidenza pubblica, il reclutamento del tecnico o della società che dovrà redigere il nostro paese. Ci siamo per il piano ambientale di energia ecosostenibile. Quindi diciamo siamo a buon punto, nel senso che abbiamo lavorato e siamo ancora a questo. Cioè, la settimana prossima, credo ce la faremo, giusto? Per la settimana prossima andrà in pubblicazione il bando per il reclutamento, diciamo, o del tecnico o della società di progettazione che dovrà redigere il nostro paese. Come prima parte. Abbiamo già avuto assegnati i 20.000 euro da parte della regione per finanziare, diciamo, la redazione del PAES, e quindi siamo a questo. Diciamo che stiamo per concludere la prima fase, perché sarà presentato il PAES e aspetteremo l'approvazione. Dopodiché passeremo alla seconda fase, ma questo è un po', diciamo. Dico, avete già delle idee in mente? Può farmi delle anticipazioni oppure? In che senso? Scusate. Io idee in che senso? Scusa, assessore. Sì. Dico. Eventualmente sarà argomento di altro consiglio. Dico, questo è lo stella. Grazie. Passiamo al punto successivo, il punto numero 5. Interrogazione numero 8250 in merito allo svolgimento in ambito comunale servizio di raccolto al trattamento differenziato al trattamento sostenuto, sempre a firma dei consiglieri Martorana, Curvato e Fontana. Prego, consigliere Martorana. E l'ultima. E allora, il 30 settembre 2013 è cessata ogni attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte delle attuali società e consorsi d'ambito. Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio, l'assessore regionale all'energia, dottor Nicolo Marino, ha emanato la circolare numero 8/RIF del 27 settembre del 2013, con la quale affida la responsabilità della continuità del servizio ai commissari straordinari della società d'ambito e dei consorzi, delegando ai sindaci in ultima analisi il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti volti a scongiurare pericoli alla salute ed all'ambiente. Tutto ciò nelle more che si porti a pieno compimento il processo di riorganizzazione nel settore rifiuti, così come previsto dalle norme regionali vigenti in materia e dai documenti programmatici adottati dal Governo regionale. Con delibera di Giunta Municipale numero 62 del 17 settembre del 2013, il Comune di Figarazzi ha di fatto stabilito che l'ambito di raccolto ottimale per l'espletamento del servizio di raccolta, differenziazione, sparsamento e smaltimento dei rifiuti è il territorio comunale. Con tale atto il Comune di Figarazzi si è anche dotato di un piano attraverso il quale svolgere il servizio. Considerata l'importanza che assume la materia oggetto della presente interrogazione, i sottoscritti consiglieri comunali interroganti pongono al sindaco, ad eventuale assessore o funzionario o delegato, le seguenti questioni. 1. Che venga chiarito in maniera esaustiva il contenuto del piano d'aro adottato dal Comune di Figarazzi al fine di rendere partecipe il Consiglio Comunale di quelli che sono gli orientamenti dell'amministrazione in materia di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Qual è lo stato dell'arte nell'attuazione del qui più volte richiamato piano d'aro?
posto che la sua applicazione, come più volte accennato dal nostro sindaco, rappresenta l'azione di punta dell'amministrazione comunale per il rilancio del servizio secondo principi di economicità e di efficienza. Infine, qual è lo stato dell'arte nello svolgimento del servizio, con particolare attenzione al servizio di differenziazione dei rifiuti e di spazzamento, che a parere nostro appare mal gestito, se non abbandonato del tutto. Risponde l'ingegnere, grazie. Allora, partirei dall'ultimo punto, diciamo quello della situazione attuale del sistema di raccolta. Diciamo che la situazione, come si suol dire, al meglio non c'è fine, su questo sono d'accordo, però oggettivamente se ci guardiamo intorno, anche con i comuni limitrofi, sicuramente la situazione di Figarazzi, sicuramente, lo dico senza dubbio da questo punto di vista, mi sembra sicuramente in una situazione ottimale. Perché oggettivamente la situazione in cui versiamo, anche a livello normativo, non dimentichiamoci che ad oggi siamo, la regione siciliana è sotto un decreto che dichiara l'emergenza rifiuti, quindi diciamo la situazione non è una situazione di serenità o di tranquillità. Però ritengo che all'interno del territorio comunale la raccolta RSU sicuramente, diciamo che avviene con continuità, e approfitto di questa situazione per anche tessere le lodi un attimo dei ragazzi che lavorano e si impegnano giornalmente per mantenere questo servizio, e mi dispiace che qua emerga come se nulla fanno, perché questo non è vero assolutamente, si impegnano e oggettivamente con tutte le difficoltà che ci sono state, non dimentichiamoci di un taglio personale che c'è stato, non per colpa nostra, l'abbiamo subito, vicenda ex tempore, oggi ci ritroviamo con delle unità ridotte e nonostante tutto si cerca di fare il possibile, con grandi sacrifici sicuramente della forza lavoro che è impegnata sul territorio giornalmente, con tutte le difficoltà che questo servizio pone giornalmente, e con una buona fetta di partecipazione da parte degli uffici, e anche, ne approfitto per dirlo, anche del sindaco che giornalmente è in contatto telefonico con me e con gli altri dipendenti dell'ufficio che si occupano di questo servizio, con gli operai stesso, perché giornalmente non immaginate cosa c'è, dalla ruota che è bucata, al camion che non parte, alla benzina che non c'è, insomma la situazione che non sto qua a discariche chiuse, insomma, quindi situazioni particolari che nonostante tutto vengono giornalmente tamponate. Chiaramente ho premesso che sicuramente tutto va raffrontato ad una situazione di emergenza che attualmente vive la regione siciliana. Questo per quanto riguarda la parte finale. Sul piano ARO invece vi dico brevemente lo stato dell'arte del piano ARO. Allora, il piano ARO è stato, come giustamente detto, approvato già con un decreto regionale. Diciamo che da questo punto di vista già forse il sindaco in altre occasioni ha fatto presente che noi siamo stati uno dei primi comuni ad avere il piano ARO approvato, e diciamo che è un onore, un merito che anche va al sindaco che è riuscito a sponsorizzare bene anche l'azione che ha fatto l'ufficio. Purtroppo paghiamo anche qua delle situazioni normative, perché vi aggiorno che con la regione, la finanziaria regionale, in particolar modo è l'articolo 47,20, ha previsto che le gare del piano ARO vengano gestite dall'Urega. Ora l'ufficio ha già inviato una nota e ha sollecitato, tra l'altro abbiamo avuto pure un incontro con i funzionari dell'Urega per capire in che direzione ci dobbiamo muovere, perché l'Urega fino a quella data si occupava di lavori pubblici, non di forniture di beni e servizi, questo è un servizio, quindi tecnicamente loro dovevano semplicemente fornire due componenti
la commissione di gara, e quindi la gara allora è gestita di fatto il comune, con questo articolo di norma, che, la cui ratio diciamo, sta nel fatto di una maggiore trasparenza nella procedura, e con questo diciamo, articolo però hanno creato un intasamento a livello di Urega, perché dovrebbe gestire tutte le gare di tutti i comuni. Perché diciamo, c'è da fare una premessa, questo, il concetto che la gara dovesse farla l'Urega era presente già ai tempi della costruzione degli SRR, perché prima di fatto era l'impostazione normativa era che le SRR dovessero fare un'unica gara per tutti i consorziati all'SRR, quindi un'unica gara che dava un gestore unico che poi in tutti i comuni doveva andare a fare servizi. Poi successivamente la norma regionale cambia e introduce IARO, gli ambiti di raccolta ottimale. Con questo diciamo, si rilaccia la normativa dicendo che anche le gare di gara devono essere esplicitate dall'UREA. Ora, quindi allo stato attuale siamo in attesa di chiarimenti in merito alla procedura di gara da parte dell'UREA. Noi a breve come ufficio manderemo in pubblicazione le manifestazioni di interesse relativamente a tutte quelle che sono i servizi di contorno, significa piattaforma, conani e così via, per essere pronti, perché noi di fatto il piano A è già approvato, è pronto per essere messo in gara, però se non abbiamo l'esecutore della gara e di contro non siamo autorizzati a farla, di fatto siamo in questa situazione qua. Per quanto riguarda poi diciamo l'aspetto di cosa del contenuto del piano ARO, diciamo che il piano ARO in buona sostanza su che cosa mira? Mira su quello che è un obbligo di legge, cioè quello di portare, spingere la differenziata al massimo. Io volevo sfatare subito un mito, non è che fare differenziata significa avere delle economie. Questo voglio che sia chiaro, perché effettivamente passa spesso il messaggio che ci differenziando abbiamo delle economie. Differenziare è un obbligo, oltre che di norma, anche quasi morale, perché sicuramente è un discorso ambientale. Però non sempre questo si sposa con un'economicità del servizio, perché andare a fare un servizio di raccolta differenziata spinta significa mettere sul campo, in base anche alle caratteristiche del territorio, degli strumenti che hanno anche un costo. In particolare il piano ARO di Ficarazzi diciamo che vuole sfruttare, ed è questo stato anche l'elemento che ha consentito una diciamo, approvazione rapida, sfrutta diciamo, delle innovazioni da questo punto di vista, che sono diciamo, costituite da un mezzo che è composto da una motrice e da un diciamo chiamiamolo un rimorchio, di fatto è una struttura. Sempre un trenino, facciamo passare stelle del trenino. Comunque all'interno ci sono delle campane che servono per la raccolta differenziata, quindi tutto quello che riguarda la differenziata vetro, plastica e cose via viene raccolto da queste isole, si chiamano isole ecologiche mobili di fatto, quindi vengono stanziate, vengono aperte per la raccolta, tra l'altro i cittadini verranno dotati di un dispositivo, di una chiave di accesso a queste questa quindi una specie di pendrive che consentirà l'accesso, una specie di carta magnetica che consente l'accesso e l'apertura, in modo tale che ci sia anche un monitoraggio sulle utenze e quindi sulla percentuale della differenziata che le utenze riescono a fare. Dopodiché vengono raccolte, quindi ci sarà una movimentazione di queste isole ecologiche mobili che verranno poi diciamo a essere trasportate in appositi raccoglitori che saranno posizionati nella nostra isola ecologica che già diciamo, abbiamo attrezzato la Contrada Martinetto per intenderci, e poi da qua andranno ai consorzi di filiera. La parte diciamo residuale che non può essere differenziata verrà raccolta al solito dagli autocompattatori e trasferita in discarica. Questo ci consente, in base allo studio, perché la gara sarà una gara che prevederà un affidamento per 7 anni, perché dobbiamo prevedere l'ammortamento della,
dell'importo dell'acquisto di questi materiali, consentirà al Comune di raggiungere l'obiettivo del 60% a regime della differenziata e consentirà sicuramente l'abbattimento della parte indifferenziata che va in discarica. E sui costi, oggettivamente tutto dipenderà dalla percentuale di ribasso che avremo in gara, perché è chiaro che è una gara che avrà una valenza di carattere europeo e quindi diciamo anche su quello puntiamo su una buona percentuale di ribasso, però i conti si potranno fare diciamo solo dopo che avremo i dati della percentuale di ribasso ottenuto. Questo diciamo per grandi linee, poi diciamo attualmente possiamo entrare nel dettaglio del piano. Poi l'altro punto. I costi, il piano finanziario che voi avete previsto, intendete fare gli investimenti nella gestione? Io vi ho dato una lettura un pochettino superficiale perché non l'ho avuto da poco, però ho visto che voi fate anche un piano finanziario, buttate giù dei costi, volevo sapere se ci sono degli investimenti da fare da parte dell'amministrazione in strutture o in beni durevoli, mi accennava all'isola ecologica, volevo un pochettino che lei entrasse magari più nel dettaglio. Allora, intanto diciamo dobbiamo distinguere due aspetti. Un aspetto è quello del servizio, quindi il servizio va in appalto. In appalto significa che io, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, individuo un gestore che di fatto andrà a gestire il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata. E lo dovrà fare per 7 anni. 7 anni è il piano, è stato previsto un piano di ammortamento, 7 anni è il periodo utile a consentire questo, perché più si stringe il periodo, quindi per meno anni si fa, più è il costo annuale, chiaramente, diciamo, i numeri sono. Quindi abbiamo scelto i 7 anni non a caso, ma perché effettivamente vengono fuori da una serie di prove che sono state fatte per ottenere, a parte le prescrizioni di legge sul discorso della differenziata che facevamo poco fa. Quindi questo gestore che cosa dovrà mettere in campo? Dovrà mettere in campo un certo numero di appunto isole ecologiche mobile che sono state considerate quelle idonee, minime idonee per consentire la gestione all'interno del territorio comunale. Poi si dovrà dotare di 2 autocompattatori, uno servirà l'organico e l'altro l'indifferenziato, e poi diciamo di fatto dovrà, questo poi si vedrà poi, perché ancora questo aspetto non è molto chiaro, dovrà caricarsi il personale che praticamente è stato individuato in 19. Su questo tra l'altro abbiamo già fatto, perché nella lettera del decreto c'era la prescrizione di avviare la concertazione sindacale. Già sono state fatte 3 sedute, è stata diciamo chiusa la concertazione sindacale, quindi diciamo dall'approvazione ad oggi sono state fatte queste 3 sedute, presiedute dal sindaco, con la presenza mia e degli altri funzionari, con cui abbiamo fatto questa concertazione sindacale che si è conclusa dopo 3 sedute. E un aspetto importante appunto è questo trasferimento del personale, che di fatto il personale dovrà transitare a questa società. Quindi la società per 7 anni avrà in carico questo personale, nelle unità 19. Ripeto, noi là nel piano non abbiamo individuato assolutamente i nominativi, ma semplicemente le figure professionali che serviranno. Quindi ora su questo aspetto noi ci confronteremo con la con l'SRL, perché di fatto molto probabilmente l'organismo che dovrà transitare poi queste figure unità, forse lavoro, dovrà essere molto probabilmente l'SRL, in base ad un accordo quadro che è stato fatto con l'assessore regionale. Solo una domanda,
Sì. Attualmente gli operatori in servizio nel comune di Figarazzi, quanti sono? Allora, noi ne avevamo 19 e c'è stato un pensionamento di Capobianco e quindi siamo a 18 unità. Quindi attualmente abbiamo 18 unità, sì. Che se non ho capito bene, quando l'Ureca appalterà la gara per il comune di Figarazzi, il gestore che se la appalterà assumerà questi 18 che attualmente sono in servizio. No, no, assumerà. Allora, intanto sono 19 unità. Sono sì, no, dico questi per ora che 18 sono in servizio, transiteranno. No, non è così, non è così, non è così. Intanto, io ho capito così. No, non è così, non è così. Il personale. Il personale che verrà trasferito dall'SRM in prima battuta, perché di fatto il Cores ormai è in liquidazione, quindi di fatto la naturale morte del Cores sarà il trasferimento all'SRM. Tra l'altro c'è un accordo quadro che prevede tutta una serie di passaggi, perché diciamo non dimentichiamoci del personale in servizio ma anche di quello che viene in servizio, quindi c'è tutta una situazione abbastanza complessa sulla vicenda. Però di fatto ancora questo aspetto è da chiarire, perché ripeto, il comune non sarà di fatto uno spettatore interessato in questa vicenda, ma di fatto non ha forza lavoro, perché attualmente noi, come sapete, non abbiamo noi in carico gli operai. Gli operai sono a comando qua, ma di fatto sono il datore di lavoro, il Cores, sono a comando a Figarazzi, ma di fatto il comune di Figarazzi non ha operai suoi, paga il Cores per l'assegnazione di questa unità. Quindi nella riorganizzazione generale, nel famoso calderone su cui diciamo di questo personale andrà all'SRR, non è detto che sia il personale che adesso è in servizio che passerà alla società. Perché dobbiamo ragionare su un discorso di scala più grande rispetto a quello comunale. Ripeto, quelli assegnati attualmente qua, tra l'altro ultimamente c'è stato uno spostamento di autista, perché il Cores di fatto ha in carico tutto il personale che poi viene distribuito quindi viene comandato, attualmente sono 18 in servizio qua, l'altra volta c'è stato uno spostamento di autista, ma di fatto sono a comando momentaneo qua. Lo sono sempre stati. Quindi di fatto il comune oggi sa che ne dovrei utilizzare nel piano 19, il gestore sa che ne dovrà caricare 19, ma sa le qualifiche, ma non sa assolutamente i nominativi. Questo non sarà, diciamo, competenza del comune andare in giro. E infatti dico, una situazione che non sarà gestita seguendo il comune, questa situazione. Chi erano quelli assegnati a Figarazzi, per comprendere bene se quelli che attualmente rientrano, diciamo, in questo gioco più ampio, perché non riguarda soltanto il comune di Figarazzi, riguardano soltanto quelli attualmente in servizio. No, non riguardano tutti. No, tutti, no, tutti, no, quadro, riguarda c'è un accordo quadro, tutte 500 che prevede l'utilizzo di tutto il personale che era in servizio alla data del 31, quindi significa andare a lavorare su tutto il bacino che era presente. Integro questo punto. Il personale sarà sempre in forza alla SRR attraverso un istituto giuridico del comando, del distacco o qualche cosa che verrà studiata ad hoc, verrà transitato nelle varie società che saranno vincitrici del servizio nei vari territori. Il personale che non verrà ripartito all'interno dei Pianiano prenderà parte come forza lavoro della SRR che si occuperà dell'impiantistica. Questo è tutto pianificato sulla carta. Però di fatto, come diceva sapientemente l'ingegnere Cecchini, noi ci facciamo le gare per cercare di primeggiare anche con i comuni limitrofi. Siamo riusciti a licenziare un piano d'aro eccellente e a farcelo approvare in tempi olimpici, e poi il presidente Crocetta e la sua amministrazione mette un articolo, io non ho paura di confrontarmi con nessuno, mette un articolo e sposta la competenza di una gara che io avevo pronta non oggi, 3 mesi fa, e sposta la competenza all'Ureca.
Io ero pronto, io a giugno avrei fatto partire il servizio, però non lo so se sarei riuscito a sognare il fiore all'occhiello della mia amministrazione, però sicuramente avrei fatto un servizio diverso. Oggi io non lo posso fare perché il presidente Crocetta, votato da milioni di siciliani, è incapace di comprendere una regola fondamentale che le gare le devono fare le amministrazioni e non l'Urega. L'Urega doveva supportare il mio ufficio tecnico con due esperti, due componenti della commissione, perché così facendo la finanziaria ha spostato tutte le gare, Marco, all'Urega, che non è capace di fare questo tipo di gara perché non hanno la conoscenza, perché si sono occupati fino a ieri, fino a oggi, di gare diverse, non di forniture di servizi, ma di appalti pubblici. E questo è un problema, perché c'è tanta gente che viene ogni giorno da tutti i sindaci a dire: ma quando la fate la gara? La gara oggi noi non la facciamo perché aspettiamo che qualcuno ci dica come la dobbiamo fare, cosa che noi già sappiamo. Questo è il problema, ma non è una polemica chiaramente nei confronti di nessuno. Sì, aggiungo tra l'altro, abbiamo l'esempio del comune di Misterbianco che ha dovuto revocare la gara che aveva mandato in pubblicazione. Pazzia. Quindi significava a noi mandare in gara una cosa che sicuramente ci avrebbero fatto, revocare subito. E devi pagare pure i danni. C'è un dispositivo di norma, purtroppo non lo condividiamo nessuno, ma lo dobbiamo subire. Ora speriamo. L'Urega sì, è sempre occupata di appalti pubblici, come dicevi, però di appalti pubblici che superano una certa soglia. Di lavori soprattutto, si occupava di lavori. Quindi già a priori si sapeva che superando una certa soglia questi appalti sarebbero andati all'Urega. Non dei servizi, non dei servizi, perché visto il servizio, mentre loro si occupavano di lavori. Sì, però se vanno a evidenza comunitaria all'Urega. Io comunque non voglio entrare nel merito di questa cosa perché non credo che sia l'oggetto della discussione. Dico, se lei ha concluso posso dire io quelle che sono le mie considerazioni sulla base della conclusione dell'esposizione che lei ha fatto. Ora, lei è andata a ritroso, io seguo il suo ordine. Lei ha detto, voglio un pochettino stigmatizzare il contenuto dell'interrogazione, in quanto dice mi pare che non renda omaggio alla realtà dei fatti. Dico, io mi rendo conto che sicuramente Ficarazzi, se si paragona ai comuni di Cignoli, vive una situazione in cui quantomeno il livello minimo essenziale dello standard di efficienza viene garantito, in quanto sicuramente non abbiamo l'immondizia che si accumula e si accatasta nei cassonetti o agli angoli delle strade, sicuramente mettendo in grave pericolo quella che è la pubblica incolumità dei cittadini, in quanto pone i problemi di sanità pubblica. Tutto sommato però noi quello che chiedevamo e diamo il nostro giudizio negativo è sul fatto che la raccolta differenziata, che era uno degli obiettivi dichiarati di questa amministrazione. Ricordo lei, signor Sindaco, che si presentò alla comunità nell'edizione del nostro giornale, in cui chiedeva ai cittadini uno sforzo di supportarla nel differenziare, in quanto questo le sarebbe stato di aiuto per poter ridurre i costi del servizio. Questo purtroppo però non è avvenuto. In questo abbiamo seguito quella che è una nostra convinzione, ovvero che questa amministrazione, nel perseguire l'obiettivo di incentivare la raccolta differenziata, purtroppo non c'è riuscita, ha fallito.
ha fallito, e questo con grave diciamo, pregiudizio per la comunità, perché comunque da più parti viene segnalato dai cittadini che attualmente gli stessi cassonetti, quelli che sono rimasti ancora diciamo, in vita, che non sono stati riciclati per il conferimento dell'indifferenziato, quelli nei quali comunque i cittadini continuano a portare e a differenziare carta, vetro e plastica, viene lamentato che vengono svuotati tutti nello stesso contenitore, quindi con grave diciamo, torto nei confronti di quei cittadini che comunque continuano a credere su questa cosa. E questo diciamo noi ce ne ramarichiamo, perché così avevamo inteso che non dovesse essere. E così invece dico, questo riteniamo che non sia un modo buono di gestire la cosa. È un nostro giudizio. Lei può dire che non rendiamo merito alla situazione, però siccome io preferisco guardare anche oltre, appena finisco, guardare oltre, credo che bisogna stare attento a questo, in quanto si viene un pochettino a minare anche la fiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, ovvero che il loro comportamento viene vanificato da una mancanza, diciamo così, di controllo o di gestione. L'altra questione è quello che lei dice, effettivamente bisogna sfatare un mito, differenziare non è poi così conveniente da un punto di vista dell'analisi costi-benefici, però è un obbligo di legge al quale dobbiamo sottostare, e nel nostro programma di Aro abbiamo previsto di incentivarlo come, così come è giusto che venga fatto. Allora, se la mettiamo da un punto di vista di un'analisi strettamente costi-benefici, io le devo dare diciamo ragione, effettivamente forse non è così, poi così conveniente come, come sembra, ma se noi entriamo in una logica di sviluppo sostenibile della nostra comunità, una comunità che non ricicla effettivamente consegnerà ai propri figli una comunità che sarà quasi un deserto, un futuro che sarà quasi un deserto. Pertanto riciclare ha un'utilità sociale che rende vantaggioso per la comunità farlo, che è quello della sostenibilità del suo modo di produrre e consumare, diciamo, e consumare. Per quanto riguarda poi in dettaglio, diciamo, lei ci ha spiegato la situazione, quello che avete, il contenuto diciamo, di questo ambito piano d'Aro. Oggettivamente, dico, ci sono delle cose che sono molto belle, che se verranno realizzate sicuramente, sarà diciamo un notevole miglioramento del programma, un notevole miglioramento del servizio con ovvi benefici. Però tuttavia mi sento di fare una critica, ovvero questo piano d'Aro non prevede nulla in merito ad un altro degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ovvero quello che è la politica di abbattimento della produzione dei rifiuti. In quanto se c'è un modo reale, concreto ed efficace per diciamo, abbattere i costi dello smaltimento dei rifiuti, questo sicuramente non produrli. Sotto questo punto di vista diciamo, ci sono delle... No, no, non è così banale come lei crede. Ad esempio, quella bottiglia che lei vede là, per il 30% è plastica, ovvero rifiuto. Quindi, se noi cercassimo di orientare le abitudini dei consumatori verso il riutilizzo dei mezzi, dico, paesi hanno puntato su questa cosa, ci sono notevoli benefici da questa attività, siccome è comunque un ulteriore... Siccome è un ulteriore diciamo, obbligo di legge, fareste bene comunque a prevederlo nel vostro piano d'ambito. Alcuni aspetti di ombra comunque ci sono, perché non capiamo ancora quale sarà diciamo, il destino che sarà deputato a quelli che sono
i lavoratori di questo consorzio, che dovranno transitare a quello sì, che si capisce dall'SRR a queste società private, con il limite del settennato. Pertanto diciamo che la nostra valutazione di merito rimane ovviamente sospesa, ovvero a quello che sarà il proseguio di questo iter, e non possiamo altro che fare un'ultima raccomandazione che si rifà comunque alla parte finale di quello che era la nostra interrogazione, ovvero la gestione del servizio. Noi come gruppo di opposizione abbiamo messo in evidenza come dall'analisi delle evidenze contabili che ci sono state presentate nei rendiconti di gestione degli ultimi anni, il comune, l'amministrazione non sia stato in grado di contenere quella che è la spesa del servizio. A fronte di previsioni iniziali di 1.789.000 euro del 2011, col quale si è concluso il servizio di gestione dei rifiuti della precedente amministrazione, siamo schizzati ai 2.300.000 euro del 2012, come si evidenzia dal rendiconto di gestione dell'anno 2012, ai 2.030.000 euro messi in bilancio di previsione del 2013, a fronte di una previsione dell'ufficio fatta a luglio di 1.890.000 euro. Quindi da luglio ad agosto questa previsione è ulteriormente cresciuta, da passare da 1.890.000 euro a 2.030.000 euro, con un'ulteriore previsione di 1.900.000 euro per il 2014, che non sappiamo se effettivamente verrà rispettata o non rispettata. Tra l'altro, in queste, diciamo, nei costi che vengono enunciati o elencati, una parte, diciamo, ci fa sorgere qualche dubbio, ed è una che viene comunque duplicata di anno in anno, ed è quella della gestione del costo del personale. Dico, un milione è, mi pare, nel 2000, incominciamo dal 2012, e allora questa è la parte del 2012, il personale che allora contava all'incirca una trentina di unità ci costava 1.371.000 euro. Nel 2012, nel 2013, che come tutti sappiamo è notevolmente diminuito, si è dimezzato a costo dell'involontaria non voluta da nessuno, licenziamento degli ex operatori temporary, si è attestata a 1.000.000 e mi pare 45.000 euro, e per il 2014 c'è un'ulteriore previsione di 1.031.000 euro. Dico, se dobbiamo fare un conto alla carlona, ne abbiamo 18, dico 1.030.000 euro diviso 18, un lavoratore ci costa all'incirca 70.000 euro. Dico, qualche dubbio, diciamo, su questi conti ce l'abbiamo, vorrei che magari mi delucidasse meglio per quale motivo, diciamo, questa spesa viene duplicata dal 2013 al 2014 nonostante la notevole flessione, e diciamo, qual è la motivazione? Vado un po' in ordine. Differenziare non è soltanto un obbligo di legge, è un modo di guardare il futuro, cercando di separare ciò che può essere e può avere un ciclo più lungo di vita rispetto a ciò che può essere immediatamente impiegato e riutilizzato, come ad esempio il compost. Oggi, a differenza dei comuni limitrofi, a Figarazzi noi abbiamo gente che differenzia, il primo il sindaco, e continuiamo a farla. E siccome non siamo ipocriti, sappiamo che differenziare ci costa di più.
ma con conti alla mano, che non voglio sviscerare perché non mi interessa, bisogna guardare, diciamo, le carte che avete, e vi rendete immediatamente conto che i paesi limitrofi come Villabate, come Bagheria, come Casteldaccia non differenziano perché costa di più, non perché i loro primi cittadini non sono capaci di mettere i cassonetti e chiedere alla gente di differenziare. Perché io continuo a fare differenziare la mia collettività? Perché la mia collettività deve essere abituata a differenziare, perché quando noi cominceremo a fare partire un servizio serio di raccolta differenziata, la gente dovrà avere un minimo di rudimento. E quindi ritengo che sia una premessa doverosa per chi ambisce a differenziare nella raccolta del rifiuto. Per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici, io apprezzo i consiglieri che lavorano, i consiglieri che cercano di dare un contributo all'amministrazione e comunque alla comunità, però devo dire che un po' sorrido sui consiglieri un po' presuntuosi, perché se un piano d'aro viene fatto dai miei tecnici, viene vagliato da chi è l'eccellenza della regione Sicilia per vagliare i piani d'aro, non è che c'è un tizio che è stato assunto ieri e ci ha autorizzato il piano d'aro. Il piano d'aro è stato autorizzato da menti raffinatissime che hanno fatto delle valutazioni economiche, funzionali. Il nostro è un piano d'aro pilota, quindi andare a fare o muovere degli appunti sul piano d'aro, diciamo che è un po' azzardato. No, finisco Marinella, ho fatto una premessa, non sono polemico. No, ecco, non sono polemico. No. Consigliere, un attimo. Grazie. Ecco, quindi io ritengo che persone molto più qualificate di me, diciamo di chi ha fatto, o quantomeno qualificate come chi lo ha fatto, ha dato un parere favorevole e noi abbiamo avuto il nostro piano d'aro. Gli elementi costi sono degli elementi che non sono dominabili e che vanno tutti al rialzo, perché soltanto attraverso un'economia per 5 anni, per 7 anni possiamo avere dei dati, ma se guardiamo nel breve periodo tutti i costi aumentano, non c'è un costo che scende. Il costo del personale, tu dicevi 70.000 euro, in realtà un lavoratore costa 60.000 euro, ed è vero, perché chi mi ha preceduto nell'amministrazione, quando si è seduto al tavolo per capire qual era il piano industriale da proporre, ha proposto un contratto che prevede la tredicesima, la quattordicesima, prevede il notturno, prevede il festivo, con costi che sono alti, Comprendi, Marco? Non Paolo Martorani, ma chi mi ha preceduto. Io non è che voglio necessariamente puntare il dito su nessuno, però è la verità, perché chi mi ha preceduto ha fatto un piano industriale prevedendo dei costi enormi che ormai sono acquisiti e che sono difficili da smontare, perché quando il sottoscritto ha 10 giorni dall'insediamento ha detto ai sindacati: rinegoziamo il contratto, facciamo un contratto che costi di meno e che permetta di superare le criticità, e questo avrebbe permesso a tutto il personale e non soltanto a una parte oggi di lavorare, i sindacati, e ti posso fare nome e cognome, hanno detto di no, hanno alzato le barricate perché dovevano tutelare alcuni a discapito di altri. Ma siccome io non voglio necessariamente apparire come quello che ha dato una ricetta, io ne ho dato una delle tante per poter ridurre i costi. Qualcuno ha pensato di non fare investimenti, Marco, e di rivolgersi alle ditte che noleggiavano i mezzi
a caldo e non a freddo quando hanno assunto 100 e passa autista. E non ero io ad amministrare il comune di Figarazzi, non ero io, perché io ho fatto delle scelte molto coraggiose, molto coraggiose, che vanno nella in maniera diametralmente opposta rispetto a quello che era l'inversione e la tendenza di chi mi ha preceduto. E questo è oggettivo. Gli atti sono in tante procure della Repubblica, e non perché ce li ho mandati io, alla procura della Corte dei Conti. Io sono quello che si è costituito per dire che i bilanci erano falsi, ma qualcuno li ha approvati, e non necessariamente devo puntare il dito contro quel qualcuno, perché io non c'ero, perché da primo cittadino ho fatto delle scelte molto coraggiose. E se il servizio oggi costa caro e noi non riusciamo a superare dei costi fissi, è perché purtroppo ereditiamo un passato. Io guardo avanti, non guardo nello specchietto retrovisore, e questo penso che lo sanno tutte e 13.000 i miei concittadini, ma devo necessariamente confrontarmi con dei contratti sottoscritti che non sono e oggi non vogliono neppure essere rinegoziati. E quindi io, quando faccio un piano ARO, devo prevedere anche un costo che non può essere commisurato a un contratto a enti locali, ma devo prevedere un costo che è commisurato a un Federambiente, che è obbligatorio, perché questo così mi viene imposto. E i mezzi che non sono usati devono essere comprati nuovi, perché così deve essere un piano industriale serio, e non come i piani industriali fallocchi che ha fatto il Coeres, dicendovi a voi e a me, perché ce l'ho pure io, che era bello fare differenziate e non si differenziava. Però si tentava di fare la differenziata. Ma come? Facendo clientele elettorali e politiche e proponendo posti di lavoro. Bene, li hanno presi in giro. Ma io non sono colpevole. Questa situazione l'abbiamo ereditata, e io ogni giorno ne pago le conseguenze fisiche, perché io la notte telefono ai miei tecnici per mantenere il paese pulito. O pensi che è un caso, una fortuna che il paese è pulito? Certo, siamo stati fortunati, ma gli altri paesi hanno l'immondizia al secondo piano. E quindi quando il mio ingegnere con grande eleganza dice alla cittadinanza, Marco, alzo il tono, ma non ce l'ho con te assolutamente. Quando il mio ingegnere dice Figarazzi è un'eccellenza, lo dice perché è orgoglioso di sapere che lui stesso di domenica si alza insieme a me per chiamare la discarica e pregargli di farci scaricare, perché capita qualche volta che non ci fanno scaricare, perché si buca la ruota in autostrada, anche questo fa un sindaco, si buca la ruota in autostrada e noi dobbiamo intervenire per dire alla discarica non chiudete perché sta arrivando il nostro autista. Questo succede quotidianamente. Quindi quando io vedo che le cose non vanno, mi rodo, ma sto dando l'anima per portare e consegnare a un paese che non conosca più quello che abbiamo vissuto tutti qualche anno fa, quando l'immondizia chiudeva le strade. Da quando ci sono io l'immondizia non le chiude le strade, non le chiude le strade, ma può succedere, può ricapitare, potrebbe ricapitare. E sono qui preoccupato insieme a tutti per creare un piano, qualche cosa che eviti questo per la mia cittadinanza. Me ne potrei fregare, la domenica potrei stare tranquillamente con i miei affetti senza pensare alla ruota del camion, eppure lo faccio. Eppure lo faccio. Rifletto. Prego. Dico, può sembrare un dibattito tra me e il sindaco, però io penso che alcune cose abbia il diritto di dibatterle. Allora, in merito a quello che lei ha detto sulla prosopopea, di quello che è stato fatto in passato, delle responsabilità di qualcuno, che queste responsabilità già sono al vaglio e a conoscenza degli organi competenti,
Tutto questo noi diciamo lo sappiamo, non possiamo che aspettare attualmente gli eventi, però quando lei dice che non guarda indietro allo nello specchietto retrovisore, ma guarda al futuro, tutto, volevo dire che in questo momento sto guardando indietro allo specchietto retrovisore piuttosto che guardare al futuro, almeno questa è la mia opinione. Io quando nel mio intervento ho detto che questa amministrazione ha fallito nel porsi alcuni obiettivi, come quello della differenziata, e non essere riuscita a contenere i costi, e lei mi risponde che i costi, diciamo, ci sono alcuni costi che crescono di per sé, è difficile contenerli, purtroppo devo dissentire. Dico, quali sono le misure? Quando noi diciamo nel 2010 abbiamo un pochettino incominciato a invertire la rotta, perché devo comunque riconoscere alla precedente amministrazione e a chi la capitanava, che nel 2010, dal 2010 in poi, dalla fine del 2010 in poi, questo comune ha incominciato a soffrire meno delle problematiche che avevano gli altri comuni vicignoli, come quello, diciamo, che diceva lei della immondizia che sbarrava le strade. Se lei adesso può anche avere, diciamo, questa capacità, che le costerà la sua fatica, lo deve anche alla buona capacità di mettere in campo alcune situazioni che lei stessa adesso si trova. Una fra tutte, diciamo, che è la gara con la quale noi abbiamo preso in noleggio i mezzi che adesso e a tutt'oggi vengono utilizzati per la raccolta dei rifiuti, con un notevole abbattimento di quei costi stessi che lei stava enucleando. Per quanto riguarda il costo del personale, che lei dice incomprimibile, io ho messo in evidenza soltanto quella che secondo me è un dubbio che mi sovviene. Dico, nel 2012 la spesa era di 1.300.000 euro per circa 30 dipendenti, è giusto? Sbaglio oppure no? No. Sbaglio oppure no? Quanti erano nel 2012 i dipendenti che erano, che il comune di Figarazzi pagava? 30. Allora, io dico, dobbiamo fare anche una valutazione. Dico, tu quando parli di costi del servizio, parli di quelli che effettivamente sono stati sborsati o quelli che si sono accumulati come debiti che poi possibilmente si stanno pagando dopo? Perché questo è fondamentale. Dico, se ce dobbiamo dire tutta la verità, ce la diciamo. Cioè, se ci sono dei costi di esercizio che poi sono stati lasciati come debito successivo, giustamente si è dovuto fare una richiesta di finanziamento per coprire questi debiti, perché giustamente in questi due anni si è fatto proprio questo anche, dico, ce lo diciamo e chiudiamo la partita. Io non voglio andare troppo contro le persone che mi hanno preceduto, perché no, sembra che diventa poi un fatto personale, però io mi sembra che sia giusto e doveroso, Marco, perché tu sei molto attento a queste cose. E quando mi sono insediato io, Gorent, perfetto, la gara l'ha fatto chi mi ha preceduto, ma avanzava quasi 500.000 euro. Oggi questo debito è stato chiuso e mi è costato, perché io con quei soldi che ho dovuto prendere a un mutuo per pagare i debiti avrei fatto non un parco giochi, Marinella, ne avrei fatti 5, giusto? No, 2012. Giusto? No, non è così, Marco, perché io mi sono insediato e i costi erano 500.000 euro di debiti. Go Rent, G-O maiuscolo e Rent più piccolo. E li ho pagati e avrei fatto altre cose. Avrei fatto altre... La discarica, ho pagato 300.000. Mi hanno bloccato, il mio predecessore mi ha fatto bloccare i camion l'indomani della cessione. Stiamo scherzando, quindi ma a chi è che lo diamo? Non lo date a nessuno, non lo date a nessuno, non lo date a nessuno, debiti su ma stiamo scherzando, hanno bloccato i camion, non c'è nulla di nuovo, era una lotta alla quale eravamo abituati, non è così, non pagavate nessuno, non pagavate nessuno. Non avete pagato nessuno. Io, con buona amministrazione, ho fatto un lavoro.
troppo. Ecco, non parlo più. Allora, visto lo scambio di idee, abbiamo chiarito abbastanza bene tutti i punti. No, bene, niente. Penso che sono stati detti, ci riprenderemo, presenteremo le nostre reazioni dal punto di vista tecnico, l'ingegnere ha risposto, potete essere soddisfatti o meno. Stiamo entrando in argomenti che non riguardano assolutamente le interazioni presentate. E non era assolutamente questo. Vuol dire che riconvocherete e riformulerete le domande in maniera diversa. Ma parlo di differenziate di quanto è sindaco. Perfetto. In tempi immediatamente al suo insediamento si era pavoneggiato su quella che doveva essere il suo sforzo e il suo impegno nella differenziata e nel ricontenimento dei costi. Solo questo era il nostro criticare. Hai fallito in questi grandi. Perché i costi non sono assolutamente diminuiti. Abbiamo un costo del personale che continua ad essere costante, pur avendo 14 unità in meno. Perfetto. Solo questo era il senso. Comunque, siccome poc'anzi non ha chiesto anche la parola di consideranza a cui l'ho negata, e avendo secondo me esaurito tutti all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta. Thank you.